liberista, molto più liberista di quello che era un liberale democratico dell'altro, voglio dire, che sostanzialmente contro il Made In, perché dice ma cosa serve, non è così complicato, non è troppo difficile, non facciamo delle regole nei paesi con i quali, la sua linea è questa, i paesi con i quali facciamo l'accordo di libero scambio, diciamo queste sono le regole di produzione minime che dovete avere, e poi dopo da dove vengono i vostri prodotti intermedi, se poi voi il vostro prodotto ve lo fate, lo rimandate in Italia e viene rilavorato in Italia, insomma non ci interessa poco, insomma. Che è una linea politica da un pensiero antico, voglio dire, assolutamente legittima, però ecco, tra italiani sotto questo profilo abbiamo una sensibilità del tutto consistente. Non capita spesso, sicuramente su questi temi ce l'abbiamo trasversale, è uno dei pochi, non solo, ma sono alcuni uni di parte. Adesso. Sì, io sono Alessio Sabatini, innanzitutto volevo portare il saluto del Partito Democratico di Fucecchio all'onorevole e a tutta la platea, e rivolgendomi a Manuele, rivolgendomi a Nicolò, credo di poter dire che questo è un primo incontro che spero si ripeterà sia come iniziativa di Italia Valore o di ricordazione del Partito Democratico, perché credo sia necessario affrontare degli argomenti importanti come quello di stasera legato all'economia. Detto questo, entro anch'io nel merito di quello che ci siamo un po' detti stasera, e da parte da una considerazione che parlare di economia credo sia piuttosto difficoltoso, un po' per la natura intrinseca della materia e soprattutto adesso in questo momento di crisi. Però ecco, l'attenzione su questa materia credo ci sia stata portata proprio da questa situazione congiunturale. Magari, che ne so, 10 anni fa, 15 anni fa, gli argomenti economici non erano i primi dell'agenda politica, oggi già forza lo sono diventate, ecco, anche perché si parla di centralità dell'economia, insomma, su tutti gli aspetti. Volevo fare un ragionamento, partire nel mio ragionamento a fare una considerazione ampia da quello che ci diceva l'onorevole Niccolò di cosa succederà fra 50 anni. Ecco, voglio aggiungere questo argomento di riflessione. Qui stasera è venuto fuori un po' da più parti la titubanza, la paura di quello che comporterà l'apertura, l'invasione, tra virgolette, della Cina, del prima dell'India, poi di altri partners, una paura legittima, ecco, perché ci vediamo diciamo, minacciati, fra virgolette, sempre questo termine, da questa apertura. Io credo che in un'ottica di decennale, ventennale, trentennale, beh, bisognerà pensare anche a questo. Questi paesi adesso, che erano nel terzo mondo, ma che sono già al minimo nel secondo, beh, effettivamente anche loro hanno il diritto di crescere, di svilupparsi, di avere, arrivare a degli standard di benessere, insomma, diffuso. E su, partendo da questo punto, io credo che sia stata un'osservazione interessante quella che c'è fuori l'onorevole Rinaldi riguardo alle ripercussioni di questa crisi. Si dice che è stata una crisi epocale che avrebbe potuto avere delle ripercussioni notevoli, sensibili sul mondo, e così per adesso non è stato. Ci sono state delle ripercussioni, ma non così rivoluzionarie, così catastrofico, un termine analogo non mi viene, che ci si poteva immaginare. Ecco, questo però è una riflessione che va fatta, perché l'attuale sistema economico non è chiaramente sostenibile nel lungo periodo, e quindi attualmente il 20% della popolazione mondiale detiene l'80% di ricchezza, era questa più o meno la proporzione attuale. Quindi ecco, pongo all'attenzione di questa assemblea e nella discussione anche questo ulteriore argomento, interrogarsi sul tipo di sviluppo che ci sarà, che ci dovrà essere tra 20, 30, 40 anni, perché quella attuale, così com'è, non è chiaramente sostenibile. E pongo questa domanda all'onorevole Rinaldi per sapere se del Parlamento europeo di queste tematiche così a lunga portata se ne discute, se sono all'ordine del giorno, se sono conosciute, perché mi piacerebbe saperlo. Ma
questo così per lanciare un seme, un sasso nello stagno. Però, come ci diceva prima l'amico imprenditore, bene avere la visione a lungo periodo, ma chiaramente è necessario e fondamentale avere anche quella a breve, a brevissimo periodo. E in questo senso non mi esimo dal fare una considerazione, e cioè calandomi nella realtà locale, io credo che il nostro distretto, credo, insomma, i numeri anche lo dicono, sia effettivamente uno dei più produttivi, dei più ricchi e più benestanti della Toscana. Ciò è dovuto da una diffusa capacità imprenditoriale, con una lunga tradizione oramai, che effettivamente aveva avuto delle caratteristiche, delle caratteristiche che la classificano come, piuttosto come individualista, come si diceva prima, non hanno mai cercato di fare sistema i nostri imprenditori di zona, anche se devo dire la verità, ultimamente anche loro un po' si sono accorti, grazie anche alle istituzioni locali, che forse c'è necessità di questo. E ci sono delle peculiarità che il nostro territorio offre, ci sono le amministrazioni locali che si sono mosse, che hanno creato, per dire, un istituto che forse è poco conosciuto, ma che andrebbe sicuramente sviluppato, questo fondo, che è l'Agenzia per lo sviluppo delle imprese Valdezza, nata da un comune pubblico-privato, che è un mix interessante e che potrebbe avere delle, potrebbe avere delle potenzialità ancora superiori per portare quell'innovazione, quella necessaria formazione professionale alle industrie del territorio. Mi riferisco anche ad altre situazioni come il polo tecnologico Conciano, anche quello nato per sviluppare comunque quella qualità che si è resa e si renderà senz'altro necessaria nel futuro per il nostro comparto della zona. Queste peculiarità vanno sicuramente valorizzate. Il compito secondo me della politica locale è chiaramente cercare oggi quanto più possibile un dialogo fra le parti sociali, che sono, che possono essere elettori, lavoratori, sindacalisti, cosa che nel passato non è stata forse fatta, ma perché forse, come dicevo, non ce n'è stato bisogno, adesso invece il bisogno è impellente, e è questo un compito che ci dobbiamo anche dare come, diciamo, partiti locali. Un appunto, diciamo, sulla burocrazia, che chiaramente è uno fantasma che legge purtroppo in Italia. Quello che volevo fare, su questo momento volevo fare una domanda anche con Aron Rinaldi, se non mi sbaglio, gran parte della legislazione nazionale comunque deriva da un recepimento di norme europee. Dov'è il limite? Nel senso, è il legislatore italiano che le recepisce male, o è il legislatore europeo che ci mette del suo a rendere complicato o troppo, diciamo, con ampie possibilità di recepimento? Perché ora io non vorrei dire una castroneria, ma si parlava di percentuali molto alte di incidenti della legislatura, della legislazione europea nella, in quella italiana. Infatti io avevo l'80, ma volevo dire, insomma, forse siamo lì su queste tematiche. E sulla burocrazia, sul discorso della valorizzazione dell'utilizzo dei fondi europei, non posso che essere d'accordo su quello che ci diceva, e credo che in questo senso, rilascio a quello che dicevo prima, un ente come l'Agenzia dello Sviluppo delle Imprese Valdezza possa essere sicuramente investita maggiormente di questa, anche di questa competenza, che lo stanno facendo, ma insomma si tratta, lo sforzo è quello di creare una società, come si diceva prima, della conoscenza, in cui gli attori di questa società siano partecipi e abbiano coscienza e conoscenza delle possibilità che da un territorio che guarda ci sono, insomma. Spetta anche ai singoli, come mi diceva prima l'imprenditore, di far pressione anche sulle associazioni di categoria per attivarsi. Ecco, un gioco in cui tutti quanti bisogna prendersi un po' carico e spronare anche, partire dal basso, spronare man mano i livelli istituzionali e non istituzionali superiori. Ieri ci siamo riuniti anche per preparare questo incontro con Italia Valori Fucenio. Ora, peccato che Alberto Pisa è già scappato, però ieri ha detto Alberto aveva provato il tabacchino che ha